Nella serata di giovedì, una volante della questura è intervenuta a Udine, dove alcuni uomini stavano sparando pallini di acciaio danneggiando le vetrate di un esercizio commerciale, un'auto in sosta e il veicolo dei militari impegnati nella vigilanza dell'area della stazione ferroviaria, denunciato un uomo di 35 anni. In seguito alla rivolta in carcere a Trieste scoppiata giovedì 11 luglio, un detenuto è morto per overdose di metadone e diverse persone sono rimaste intossicate. Sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza, esercito e soccorsi in emergenza. Anche nel carcere di Udine si verifica una situazione di sovraffollamento e caldo, una preoccupazione sollevata dal garante. Nella struttura di via Spalato sono 171 i detenuti, a fronte della capienza di poco oltre di 80 unità. Un terzo risponde di reati riferiti al consumo o cessione di droga. Da lunedì 15 luglio a sabato 20 luglio si terrà la serie internazionale di ciclismo su pista allo stadio Bottecchia di Pordenone, diversi gli interventi delle autorità della federazione e regionali. Ben ritrovati gentili telespettatori a Tele Pordenone. Un ciclista udinese classe 1958 è stato travolto da una minicar alla rotonda tra Viale Vatt, Via Gorizia e Via Montefesta verso le 7.15 di stamattina. L'uomo stava percorrendo l'intersezione quando il veicolo a motore, condotto da un udinese classe 1948, diretto da Viale Vatt verso nord, lo ha centrato. In seguito all'impatto, il ciclista è stato sbalzato per diversi metri, finendo rovinando contro il marciapiede. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lanciava per gioco palline di acciaio con la fionda contro auto e vetrine, denunciato un uomo di 35 anni a Udine. Vediamo. Nella serata di giovedì, una volante della questura è intervenuta in via Leopardi a Udine, dove ignoti, sparando diversi pallini di acciaio del diametro di ben 8 mm, avevano danneggiato le vetrate di un esercizio commerciale, un'auto in sosta e il veicolo dei militari impegnati nella vigilanza dell'area della stazione ferroviaria. Nella mattinata di ieri, un accurato sopralluogo e l'analisi dei violenti impatti e dei successivi segni di scivolamento dei pallini hanno consentito ai poliziotti della squadra mobile di dedurre la traiettoria di provenienza ed individuare così un appartamento, sito al sesto piano di un edificio prospiciente, quale punto di partenza delle sfere metalliche. L'appartamento era stato dato in uso a 3 cittadini italiani residenti in altre regioni, in trasferta a Udine per lavoro, uno dei quali ammetteva di aver lanciato i pallini dal terrazzo per gioco. All'interno di un cassetto di un mobile nella sua disponibilità, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la fionda utilizzata ed altri 62 pallini dello stesso tipo e diametro di quelli lanciati 2 giorni prima. L'uomo, 35 anni in questura al termine degli atti, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il danneggiamento aggravato e il getto pericoloso di cose e munito di foglio di via obbligatorio del questore di Udine, con divieto di ritorno nel comune per un periodo di 3 anni. E a Trieste, un 50enne senza fissa dimora di origini romene con precedenti di polizia ha aggredito 2 donne su un autobus della linea urbana. Una delle due ha reagito utilizzando contro il malvivente lo spray al peperoncino. Ad intervenire i carabinieri, che hanno denunciato l'uomo a piede libero. Un comunicato dell'arma dei carabinieri scrive che senza alcun motivo apparente l'uomo ha affrontato le donne schiaffeggiando una delle due che ha estratto lo spray e si è difesa. A quel punto il conducente ha fermato il mezzo permettendo così militari di intervenire. Con i carabinieri il 50enne ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità. Per lui è scattata dunque la denuncia a piede libero per i reati di percosse e minaccia. Il malvivente non era provvisto di documenti e in suo possesso gli sono stati trovati anche 4 telefoni cellulari dei quali non ha saputo indicare la provenienza, motivo quest'ultimo che ha fatto scattare la denuncia per ricettazione. Si impossessano di 3 smartphone e fuggono via a bordo di un'automobile di grossa cilindrata. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì alla Tisana. Il negozio finito nel mirino dei malintenzionati è il telefonino di via Vendramin. Verso le 15.30 in 3 sono entrati nell'esercizio commerciale a volto scoperto, chiedendo alcuni prodotti specifici. Poi, dopo aver strappato dalle mani della commessa i 3 dispositivi, sono scappati via. A quel punto il titolare, Christian Chiara, non ci ha pensato 2 volte e li ha inseguiti cercando di bloccare la loro fuga. I 3 ladri, una volta saliti a bordo, hanno fatto una manovra e il commerciante è caduto a terra riportando delle lesioni lievi. Indagano sulla vicenda i carabinieri della stazione di Latisana.
E qualche minuto prima delle 10 di oggi, 13 luglio, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta con il supporto di un'autoscala e un'autobotte giunte dalla sede centrale del comando friulano a Turrid di Sedegliano per un principio di incendio dovuto ad un guasto su una linea elettrica a ridosso di una casa in linea con il tetto in legno. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato a terra, caduto da una scala per lo spavento, un anziano, residente nello stabile, che cadendo aveva riportato alcune ferite ad un arto superiore. Una parte dei vigili del fuoco ha assistito e prestato le prime cure all'uomo fino all'arrivo del personale sanitario, mentre il resto dei soccorritori, constatato che l'incendio si era autoestinto, ha verificato con l'utilizzo della termocamera che tra le travi in legno del tetto non vi fosse qualche focolaio nascosto. Per motivi di sicurezza hanno interdetto al passaggio sia veicolare che pedonale la strada, in quanto la linea elettrica continuava a scaricare sui pluviali con possibile rischio di elettrocuzione per chi fosse passato nelle vicinanze. Successivamente sono stati fatti intervenire i tecnici dell'azienda elettrica che hanno disalimentato la linea e iniziato le operazioni per il ripristino del guasto. Rivolte in carcere a Trieste, un detenuto morto per overdose di metadone e diverse le persone intossicate. Intervento dei carabinieri, polizia, guardie di finanza ed esercito. Infine anche i soccorsi di emergenza. Vediamo il servizio. Una grave rivolta è scoppiata nella serata di giovedì 11 luglio nel carcere di Trieste. I detenuti hanno appiccato incendi, si sono barricati nelle sale e hanno distrutto vari ambienti in segno di protesta. Durante la sommossa, gli internati hanno addirittura saccheggiato l'infermeria, rubando le riserve di metadone custodite all'interno. A seguito di questi eventi, diversi detenuti hanno abusato del metadone. Tra le vittime c'è Zenko Feriancic, un detenuto di 48 anni originario di Nova Gorica, trovato morto ieri venerdì 12 luglio intorno alle 15:30. Sono stati i compagni di cella ad accorgersene e a dare l'allarme. I sanitari del 118, accorsi immediatamente, hanno tentato di rianimarlo senza successo. Dalle condizioni del corpo si presume che fosse morto da almeno 2 ore, probabilmente per overdose di metadone. Sarà l'autopsia a confermarlo. Durante l'intervento di soccorso, un altro detenuto ha avuto un grave malore ed è stato ricoverato nell'unità coronarica del polo cardiologico dell'ospedale di Cattinara. Poco dopo l'ambulanza è intervenuta per soccorrere un terzo detenuto. Alle 18 le squadre del 118 sono tornate per un quarto detenuto, anch'esso intossicato dal metadone. Durante la rivolta sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale ed esercito, con agenti e militari in tenuta antisommossa. In totale 12 mezzi del 118 tra ambulanze automediche sono stati impiegati per affrontare l'emergenza. 6 persone sono state trasportate al pronto soccorso, 4 per malori, 1 per intossicazione da fumo e 2 detenuti cardiopatici trasferiti fuori dal carcere Coroneo per sicurezza. La situazione è stata riportata sotto controllo in tarda serata, attorno alle 23:30, grazie alla mediazione del magistrato di sorveglianza Rosa Maria Putrino, del direttore Graziano Puglia e del cappellano padre Silvio Alaimo. E anche nel carcere di Udine si è verificata una situazione di sovraffollamento e caldo, una preoccupazione sollevata dal garante. Nella struttura di via Spalato sono 171 i detenuti, la capienza invece è poco più di oltre 80 unità. Un terzo risponde di reati riferiti al consumo o cessione di droga. Sentiamo il servizio. In seguito alla rivolta scoppiata nel carcere di Trieste relativa al sovraffollamento, alle temperature elevate e alla possibilità di emulare, sono decisamente preoccupanti i disagi nel carcere di Udine per il garante per i diritti dei detenuti di Udine, Andrea Sandra. Le attuali condizioni climatiche, con il caldo intenso di questi giorni, non fanno che peggiorare la situazione. I detenuti accolti nella giornata di giovedì 11 luglio sono 171, mentre la capienza della struttura è di poco oltre le 80 unità. La popolazione carceraria è composta al 50% da italiani, mentre il restante è composto da stranieri. Quello del sovraffollamento è un problema già precedentemente affrontato in un incontro per la presentazione del 15° libro bianco sulle droghe e sul nuovo decreto carcere sicuro, emanato dal guardasigilli Nordio. Quello del garante, infine, è un parere totalmente negativo. Un terzo dei detenuti, nonché circa 45 ospiti della struttura del carcere di Udine, sito in via Spalato, risponde ai reati che si riferiscono al consumo o alla cessione di droga come una situazione sempre più difficile da sostenere. Il proibizionismo, dice Franco Corleone della Società della Ragione Onlus, serve solo a riempire le carceri.
E a causa del maltempo, due donne di 33 e 34 anni ieri pomeriggio sono rimaste bloccate in montagna dopo il temporale. Il fatto si è verificato nella località Colvera di Jouf a Ilandris, una tra le aree più colpite dall'ondata di maltempo nel Pordenonese. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l'ingrossamento del torrente Colvera. Le due donne, essendo impossibilitate ad attraversare il corso d'acqua, hanno chiamato intorno alle 17 il 112 per poi ripararsi nella grotta più vicina. Queste non sapevano che se avessero proseguito per quella strada avrebbero potuto comunque raggiungere la loro auto senza dover ripercorrere necessariamente l'itinerario fatto all'andata. Alberi abbattuti ed allagamenti, questo è il bilancio del maltempo di ieri. Sul Friuli si è abbattuto un temporale che ha prodotto danni in numerosi comuni. Vediamo. Allagamenti in abitazioni a Villa Santina e Tolmezzo, alberi abbattuti e ramaglie su viabilità a Montereale Valcellina, Faedis, Rive d'Arcano, Grimacco, Tarcento, Coseano, Pulfero, Cordenons, Travesio, Lusevera, Pinzano al Tagliamento e San Daniele e abbattuto un traliccio telefonico a Polcenigo. Sono i danni prodotti dal temporale che si è abbattuto sul Friuli nel primo pomeriggio di ieri. Una grande cella temporalesca proveniente dal Veneto è entrata in regione deviando dalla traiettoria delle correnti in quota e organizzandosi in un sistema lineare che ha interessato non solo la montagna, ma anche quasi tutta la pianura da ovest ad est, attenuandosi verso il confine con la Slovenia. In montagna sono state misurate piogge intense, 50-60 mm in un'ora. I valori massimi sono stati registrati a Casera del Mestri con 72,6 mm in un'ora, a Tolmezzo, a Bevorchians e sulle cime di Piancavallo con oltre 60 mm in un'ora. Le piogge sono state accompagnate da raffiche di vento forte da nord-ovest, 94 km orari sulla Pala d'Altei e sul Monte San Simeone, 121 sul Monte Matajur. Dalle ore 12 alle 17.45 sono pervenute al numero unico di emergenza 276 chiamate per i vigili del fuoco, per interventi tecnici urgenti sul territorio regionale. Non si esclude però che l'atmosfera ancora molto calda e umida e ristagnante sulla pianura padana veneta possa far nascere e sviluppare altre celle temporalesche, che poi potrebbero giungere nuovamente in Friuli. Qualche temporale, inoltre, potrebbe essere forte. Ed è morta a 110 anni Maria Carpataki, la donna più longeva del Triveneto. Residente nella casa di riposo Ad Maiores, aveva incontrato Papa Francesco pochi giorni fa in occasione della visita a Trieste del Pontefice. La donna era nata nel 1913 a Rodi, in Grecia. Sentiamo. È morta Maria Carpataki, la donna più longeva del Triveneto. Aveva 110 anni. Solo qualche giorno fa aveva visto realizzarsi il suo desiderio di incontrare il Papa, il decimo della sua vita, ma l'unico ad aver potuto abbracciare. Ospite della casa di riposo Ad Maiores, Maria aveva festeggiato il suo 110° compleanno il 14 ottobre scorso, anche se lei stessa sosteneva di averne già 111. Nata a Rodi, isola del Dodecaneso nell'Egeo nel 1913, Maria aveva infatti sempre affermato con decisione di essere venuta al mondo l'8 febbraio. Rimasta vedova in giovane età, Maria aveva seguito il marito, un ufficiale della Regia Marina in Grecia e poi a Trieste. Era stato un periodo di notevole cambiamento e sfide storiche, nel quale aveva assistito a eventi di portata mondiale. Maria aveva infatti vissuto entrambi i conflitti mondiali, ma la vera prova di coraggio e resilienza l'aveva data nella Seconda Guerra Mondiale, che aveva lasciato un'impronta indelebile non solo a Trieste, con il bombardamento da parte di oltre 500 Boeing B-17 e B-24 statunitensi, ma anche in lei. Maria ricordava quel giorno come una bella giornata di sole, che si era poi trasformata in un incubo quando le bombe avevano iniziato a cadere. Spaventata e incinta, aveva dovuto dare alla luce suo figlio, mentre le macerie cadevano attorno a lei. Nel 1946 Maria aveva visto l'Italia diventare una repubblica e di lì succedersi ben 11 presidenti. Uno dei più grandi desideri di Maria però era rimasto quello di incontrare il Papa. Nella sua lunga vita aveva visto passare ben 10 papi, ma non aveva mai avuto l'opportunità di incontrarne uno di persona. Questo desiderio si è realizzato proprio qualche giorno fa, quando ha potuto incontrare Papa Francesco. Ora, gentili telespettatori, facciamo una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra poco.
Ben ritrovati gentili telespettatori a Telepordenone, andiamo avanti con le nostre notizie. Lunedì 15 luglio dalle 22 alle 6 inizieranno i lavori previsti sul ponte Meduna. In seguito ad un incidente stradale, una colonnina a bordo ponte è stata pesantemente danneggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. Per consentire la sostituzione del parapetto, FVG Strade ha pubblicato un'ordinanza che spiega come si terranno gli interventi. Per esigenze della circolazione, si legge nella nota, in occasione dei lavori di sostituzione colonnina a bordo ponte lungo la SS13, dal chilometro 83 bis più 600 al chilometro 83 bis più 900, nei comuni di Pordenone, Cordenonse e Zoppola, ci sarà il restringimento della carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato che contempli una limitazione di velocità a 50 km orari e successive limitazioni a 30 km orari, nonché divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. I lavori saranno affidati all'impresa GPG SRL situata in zona industriale Pinedo a Clout. I lavori avranno termine il 20 luglio. 10 treni all'ora tra andata e ritorno e a maggiore velocità fino a raggiungere i 200 km all'ora. È l'annuncio del vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi in relazione al potenziamento della Venezia-Trieste, linea che coinvolge anche la Bassa Friulana. A riportare la notizia è il Piccolo. Sono stati avviati gli iter per eliminare gli ultimi passaggi a livello, ha spiegato l'esponente del governo. La prima fase dei lavori, per un costo di 219 milioni già stanziati, prevede il potenziamento tecnologico ed è in fase di realizzazione, mentre ultimato lo studio delle operazioni principali sulle tratte Mestre-Latisana e Latisana-Trieste, è in corso quello sulle opere minori ed è stato avviato l'iter per la soppressione dei passaggi a livello. Per gli altri lavori servono 1.581 milioni, con in cassa non più di 59. Saranno eliminati 4 passaggi a livello tra San Giorgio di Nogaro, Tor Viscosa e Cervignano e sostituiti i ponti sul Tagliamento e sull'Isonzo. Imprese, calano i prestiti e aumenta il rischio infiltrazione della criminalità. Situazione critica a Trieste, a dirlo è l'ufficio studi della CGA. Vediamo il servizio. Nell'ultimo anno gli impieghi vivi alle imprese del Friuli Venezia Giulia sono crollati del 10,3%, con un picco in provincia di Trieste del meno 18,5%. Il capoluogo regionale giuliano guida la classifica nazionale. Nessun'altra provincia d'Italia ha registrato una diminuzione così importante. Sempre a livello nazionale seguono l'altra provincia giuliana, Gorizia, che ha subito un calo del 14,1% e Novara con il 13,8%. Ricordiamo che negli ultimi 12 anni i prestiti bancari alle aziende della regione più est del paese sono scesi del 19,1%. È evidente che questo risultato in parte è stato condizionato dalla crisi che in questo arco temporale ha colpito molti istituti bancari veneti che avevano fette di mercato importanti, in particolare in Friuli Venezia Giulia. Per l'ufficio studi della CGA questo trend rischia di alimentare indirettamente un fenomeno molto preoccupante che ormai non riguarda solo le regioni del sud, ma anche quelle del nord, vale a dire la presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti così particolari, infatti, sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria, in particolare nei settori ad alta intensità di contante, come ristorazione, intrattenimento e sale giochi, in quelli che richiedono il controllo del territorio, come l'edilizia, e nei comparti meno innovativi che non richiedono competenze specialistiche. Un'ulteriore conferma viene anche dall'Europol. Secondo questa agenzia, l'80% delle organizzazioni criminali attive in Europa utilizza le imprese nelle loro attività illegali. Anche in Friuli Venezia Giulia, la stretta creditizia praticata dalle banche nei confronti delle aziende potrebbe far scivolare tanti piccoli imprenditori nella rete tesa dalle organizzazioni criminali. Bisogna evitare tutto ciò, tornando a rifinanziare il fondo di garanzia che durante il periodo del Covid ha contribuito a evitare la chiusura di tantissime realtà economiche, soprattutto di piccola e piccolissima dimensione. Carenza di personale e malattie da stress. L'estate risulta essere molto difficile per i sanitari. Sono sempre di più licenziamenti volontari negli ospedali. Scatta l'allarme anche dei sindacati e si terrà un confronto con la dirigenza di Asugi. Vediamo il servizio.
Un operatore sociosanitario è generalmente a disposizione per 12 ore e a servizio di 41 pazienti. È una situazione che si ripete sia di notte che di giorno. Ad aggiungersi a questa situazione critica sono i corsi di specializzazione tenuti per fare carriera, ma mai valorizzati. Nei pronto soccorso e nei centri di salute mentale, inoltre, il rischio di essere aggrediti dai pazienti persiste. Il frutto di questa situazione così drastica è che molti sanitari decidono di licenziarsi. Addirittura 7 di loro compiono questa decisione in 24 ore ed è una situazione che si verifica in molti ospedali del territorio friulano, da quelli di Trieste a quelli dell'Isontino. E a spiegarlo è Giorgio Jurkic, dirigente CISL Funzione Pubblica. A 48 ore dal vertice che si è tenuto con Asugi sul problema, la CISL mostra i dati sulla malattia degli operatori sociosanitari, un vero e proprio boom. All'ospedale di Cattinara, 8 operatori sociosanitari sono attualmente in malattia. A causarla, sostengono i sindacati, è lo stress da lavoro. Rimanendo a casa, però, si alimenta il circolo vizioso, commenta Romina D'Azzara, segretario regionale della CISL Funzione Pubblica. FIAS e CGIL hanno confermato lo stato di agitazione per i reparti di ematologia e CUSA, nonché dei reparti per le cure oncologiche. Sono inoltre pesantissimi i carichi di lavoro del personale, sottolinea il segretario della FIAS. A convocare le parti sociali, il prefetto. E a luglio nelle spiagge del Veneto orientale gli Health and Rescue Day a Jesolo, Carle e Bibione, oltre alle attività sanitarie anche dimostrazioni in soccorso in mare. Inoltre vi saranno dimostrazioni di prevenzione e di informazione con medici e forze dell'ordine. Vediamo. Oltre all'attivazione e all'implementazione di servizi sanitari in un ambito di litorale, che nel 2023 ha ospitato oltre 22 milioni di presenze turistiche, l'ULS 4 prevede nel mese di luglio anche una serie di eventi di grande impatto emozionale ed informativo. Il 17 luglio a Jesolo, il 25 luglio a Carle e il 30 luglio a Bibione si svolgeranno gli Health and Research Day. Eventi che hanno lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti sull'importanza del lavoro assicurato dal servizio di urgenza ed emergenza nel periodo estivo e con esso la rete di intervento delle forze dell'ordine e l'importanza delle attività svolte dal servizio sanitario in tutte le sue sfaccettature. I tre eventi avranno un format comune, una prima parte caratterizzata dalla realizzazione di un evento critico con relativa attività di soccorso sanitario e il coinvolgimento di Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La seconda parte dell'evento, invece, vede lo svolgimento di attività informative, di sensibilizzazione e di prevenzione. Nelle piazze più frequentate delle tre località saranno presenti stand con persone del settore sanitario, delle forze dell'ordine e del volontariato in ambito sanitario. In continuità con le cure fornite nei punti di primo intervento e negli ospedali, in un incontro pubblico interverrà il personale sanitario della cardiologia, della pediatria, delle medicine e del dipartimento di prevenzione per parlare dei problemi di salute legati ai luoghi di vacanza e come gestirli al meglio. Gli interventi saranno intervallati da brevi dimostrazioni pratiche, come la rianimazione cardiaca con l'utilizzo di defibrillatore o la disostruzione delle vie aeree nei bambini con la manovra di Hamlick. Ieri sera invece c'è stata la conferenza stampa sulla serie internazionale che si terranno al Bottecchia da lunedì a sabato prossimo. Vediamo le interviste. Parliamo delle 6 sere dell'evento che inizierà da lunedì e finirà sabato. Prego. Sì, è un evento molto importante per la nostra regione. Perché porta quello che è il GOTA del ciclismo su pista sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno sarà un anno particolare anche perché ci saranno le Olimpiadi e sappiamo che tanti campioni che diventano dei fenomeni a livello mediatico, a livello internazionale, grazie alle Olimpiadi passano proprio per le 6 sere. Quindi per questo motivo la regione sostiene da tantissimi anni, fin dalla prima edizione, questa manifestazione con quello che poi è un auspicio che dalle 6 sere si passi anche a qualche altro progetto molto importante. Ora parliamo del Bottecchia. Sì, sicuramente la struttura è una struttura la più preziosa che abbiamo a livello regionale dal punto di vista del ciclismo, per quello che è il ciclismo su pista.
è dedicata a Bottecchia. Quest'anno la Regione ha finanziato anche un contributo straordinario per ricordare i 100 anni della prima vittoria di questo campionissimo, e fra 3 anni ricorrerà anche un altro anniversario, purtroppo, che è quello della sua scomparsa. E stiamo lavorando insieme a quello che è il mondo del ciclismo professionistico per fare in modo che Pordenone e il velodromo diventino il centro di un'altra esperienza unica, ovvero quella della partenza del Giro d'Italia proprio dal velodromo. L'impegno lo mettiamo tutto, e sappiamo anche che avremo la prospettiva, con un investimento significativo da parte della Regione, magari trovare un Bottecchia un po' cambiato, ma sicuramente più adatto a quello che è questo sport molto bello e che appassiona tantissimi cittadini del Friuli Venezia Giulia e non solo. Siamo qui con il presidente del Comitato Provinciale della Federazione Italiana, che ci spiega cosa ne pensa di questa gara. Prego. Questa ormai siamo alla 23esima edizione, quindi una gara consolidata nel tempo, negli anni, con il neo presidente Bruno Battistella, con il suo staff, quindi una gara che non ha bisogno di molte presentazioni se non quella di esaltare chiaramente il ciclismo italiano, perché è una delle gare più importanti che si sviluppa all'interno di un circuito pista italiano ma anche internazionale. E così infatti siamo alla 3x2, siamo partiti da 3 serie, siamo arrivati a 6, e direi che non c'è altro da aspettare che il tempo atmosferico, perché in pista, insomma, se dovesse piovere non si può correre. Ripeto, vanta questa società degli amici della pista di un gruppo di volontari che riescono a portare a Pordenone e quindi in questa provincia e quindi in questo comitato un grande spettacolo. Quest'anno poi ricorre anche il centenario della prima vittoria del 1924 del nostro amato ciclista Bottecchia, quindi credo che quest'anno le persone devono essere più attratte ancora da questa competizione, e spero che tra gli spalti, insomma, ci sia molto pubblico. Vi aspettiamo, aspetto gli amatori, aspetto chi ama lo sport, ma soprattutto chi ama il ciclismo. Come sostiene la Regione questo progetto di gara ciclistica? Prego. La 6 giorni del Bottecchia è sempre stata sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia tra i tanti fondamentali e importanti eventi sportivi che attraversano la nostra regione, e quindi giustamente, insomma, il sostegno della regione consente agli amici della pista, ai tanti volontari, di poter fare questa 6 giorni e ospitare tanti campioni che ci faranno vedere veramente il meglio del ciclismo su pista. Quest'anno un momento eccezionale, al di là del sostegno all'evento, una richiesta che arriva dal CONI, che arriva dalla Federazione Italiana del Ciclismo, che arrivano da tutte le associazioni del ciclismo, quella di avere la copertura e la manutenzione di questo velodromo quasi centenario per poter consentire lo svolgimento delle attività durante tutto l'anno, soprattutto perché sappiamo che con il clima che abbiamo nella nostra terra, insomma, le piogge come quelle che sono avvenute anche oggi possono interrompere un'intera competizione o comunque gli allenamenti fondamentali, per evitare soprattutto che i più piccoli si debbano allenare su strada, dove i pericoli chiaramente sono ben diversi da quello di allenarsi in un ambito sicuro come quello del Bottecchia. Tra l'altro è l'unica infrastruttura della regione su cui la regione stessa, tramite il vicepresidente Anzi, il presidente Fedriga e tutta la giunta, ci siamo impegnati proprio a sostenere affinché possa essere un punto di riferimento della nostra piccola ma tanto grande regione, che nello sport crede in maniera particolare. Siamo qui con Bruno Battistella, presidente dell'associazione Amici della Pista, che ci spiega come è nato il progetto della 6 giorni. Prego. L'idea della 6 giorni nasce nel 2002, dopo la Coppa del Mondo del 2001, quando portammo a Pordenone 47 paesi. A quel punto, durante l'inverno, ci fu una riflessione per dire: come facciamo a rimanere collegati a livello internazionale ora che il mondo ci ha conosciuto? E così nacque l'idea di organizzare una 3 giorni, una 3 sere, che era principalmente legata un po' all'inesperienza organizzativa o alle paure che avevamo, e poi anche alle difficoltà economiche. Da lì siamo partiti, e poi negli anni è sempre cresciuta,
Abbiamo organizzato nel 2006 e nel 2007 due Coppe Europa, sempre facendo la tre serie internazionale. Poi pian piano, su suggerimento dell'UCI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, siamo passati a quattro serie. Da lì, dalla terza fascia, siamo passati in seconda e da 10 anni siamo in prima classe e organizziamo questa 6 giorni che ormai è diventata a livello internazionale un riferimento importante per tutti i paesi. Quest'anno, pur essendo l'anno olimpico e che si sta già correndo i campionati europei in Germania, abbiamo già 18 paesi presenti e le iscrizioni le chiuderemo lunedì mattina. Credo sia motivo di soddisfazione e di orgoglio, e quindi devo dire grazie a tutto il gruppo di lavoro, perché non dobbiamo dimenticare che quest'anno fino a metà maggio, forse anche alla fine, è sempre piovuto. E di conseguenza preparare l'impianto non è stato facile, lo abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni. Ormai manca poco, siamo praticamente pronti, per cui mi auguro che il tempo ci protegga e ci lasci svolgere al meglio tutte le gare che abbiamo programmato. Ora, gentili telespettatori, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito anche questa sera. Ci rivediamo lunedì puntuali alle 19. Vi auguro una buona serata, una buona domenica e ora vi lascio con il meteo. Buona serata e ben ritrovati. Condizioni di tempo migliore oggi rispetto a ieri, anche se ci sono stati ancora dei rovesci, dei temporali sparsi sulla regione, ma solo localmente ci sono state delle piogge abbondanti. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica, avremo tempo abbastanza stabile, l'anticiclone rimonta sul Mediterraneo e sull'Italia, porta aria più stabile, un po' più secca, quindi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, condizioni diciamo buone anche in montagna, solo localmente al pomeriggio sulle zone più interne verso il Cadore e il Comelico potrebbero esserci dei locali rovesci proprio nel pomeriggio. Temperature che riprendono, temperature massime intorno ai 32 gradi sulla pianura, qualcosetta in meno sulla costa con i venti a regime di brezza. Tempo stabile per tutta la prossima settimana, con caldo che sarà però abbastanza secco, massime intorno ai 34-35 gradi all'inizio della settimana, a metà settimana probabilmente raggiungeremo anche i 36-37 gradi, quindi continuerà a essere caldo per gran parte della settimana. Speriamo appunto che l'umidità, come previsto, sia più bassa e che renda le condizioni di caldo un po' più sopportabili. Buona serata a tutti.